these nuts. Yo, bella raga, qui come sempre Dark che vi parla e benvenuti nel mio canale. Intro non senso, vlog non senso. Oggi raga sono normale, dai, sì, non c'è male. Voi come state? Buona domenica estate, ormai i giorni non si... cioè prima magari quando c'era la scuola. Adesso partiamo così con un discorso random. Voi quando chiedevate tipo l'ora a qualcuno oppure il giorno, lui ti riusciva a dire l'ora, il giorno, quanto mancava, non so, per le prossime eclissi, così. Ah, quando invece siamo in estate, tipo, oh, che giorno è? Boh, martedì. Chi se ne frega, quando siamo in estate ci vogliamo divertire. E oggi siamo qui nel vlog della domenica. Se non l'avete ancora fatto, per piacere lasciate un like prima che... Prima che... E se poi te ne penti? Intanto comunque ci terei a aprire una piccola parentesi. Siamo a 37.000 iscritti, ci terei a ringraziarvi davvero tanto. I 40.000 si avvicinano sempre di più. Sono davvero contento. L'History of YouTube arriverà. Arriverà, sto cominciando a scrivere in mente un botto di progetti. Non so se ve ne ho parlato, ma ve lo dico adesso. Quindi statemi bene ad ascoltare. Ad agosto molto probabilmente io andrò in ferie, quello di sicuro, e molto probabilmente partirò per il mare. Cosa voglio fare? Il mio intento in questo mese è quello di creare sette, e dico sette History of YouTube, solo per voi. Sette History of YouTube dedicati comunque... Io mi muovo, questo qua sembra... stavo dicendo, dedicati al passato. Quindi agli youtuber che adesso non ci sono più in questa community, oppure se ci sono pubblicano un video ogni morte di papa, per così dire, e quindi dedicarla a loro, ogni giorno pubblicare un history su di loro. Questa sarà una settimana davvero, cioè quella in teoria dovrebbe essere una settimana davvero speciale, dove vi vorrò tutti quanti attivi, perché ogni giorno uscirà un history e voi dovete pensare che dietro a quell'history lì ci sono settimane di lavoro. Per questo quindi non è, cioè io ve lo dico adesso, però non si sa se è sicuro, perché fidatevi che per fare un history ci vuole davvero tanto tempo. E io pubblicando un video al giorno, adesso con le nuove qualità che ho deciso di introdurre nel mio canale, quindi un giga ogni video, faccio davvero tantissima fatica a fare un video al giorno, cioè è tutto un casino. Io faccio comunque di tutto, poi adesso c'è un torneo, io sono sempre via, le poche volte che sono a casa registro, sto facendo di tutto per tenere attivo il canale. È estate, raga, in inverno avrò la scusa invece che c'è freddo. Raga, c'è sempre la scusa per far poi scusa, tra virgolette, c'è sempre da fare, però io come sempre cercherò di rimanere attivo. Voi chiaramente se mi supportate mi fate davvero un gran piacere, però questo non vuol dire che comunque con quei set di History of YouTube lì che sto preparando non faccio più nient'altro per, diciamo, fino a quel giorno. Sto preparando due nuovi History of YouTube, uno davvero speciale, l'altro altrettanto, che uno avrete sul mio canale, l'altro invece non si sa, perché è tutto top secret. E no, sui miei progetti comunque personali si stanno accadendo davvero tante cose ultimamente, sono davvero contento, ci sono molte cose che vorrei dirvi, molte che vi dirò, e diciamo che è un periodo molto figo comunque, che dove c'è davvero tanto da fare. Sono quei periodi lì che se devi prendere, diciamo, è il momento dove bisogna prendere il treno quando passa, credo, però sì, avete capito. Comunque raga, molto probabilmente in questo video qui avrete visto un intro diversa dal solito. Ditemi quale preferite. A me sinceramente piacciono tutte le intro che mi fate, sono davvero stupende. Chiaramente se sono template, raga, non posso usarle. Io se vedo che un intro mi piace ve la provo a proporre, poi chiaramente siete voi a dirmi quale preferite di più, perché io il mio lavoro lo faccio divertendomi chiaramente, comunque è una passione per me. Però siete anche voi comunque che c'entrate nel tutto, perché io quello che faccio lo faccio perché spero che qualcuno dall'altra parte dello schermo apprezzi quello che provo a fare, oppure altre cose. Quindi ci tengo sempre davvero tanto ai vostri pareri su tutto quello che faccio, poi chiaramente faccio quel che mi pare sotto un certo punto di vista, però di certo non è che se uno mi dice Dark, ma sai che in quel video lì c'è una spuntina che non dà tanto fastidio, ma se la togli magari è meglio, non è che lo manda a fanculo a quel paese. Io dico, cioè bomber, tranquillo,
magari impiegherò un po' più di tempo, ma per aumentare la qualità, anzi ti ringrazio perché me l'hai detto, no? Spero di essermi spiegato bene oggi, sono abbastanza... in effetti sono sempre pazzo. Però vabbè, come avrete letto dal titolo, molto probabilmente mi sto per trasferire. Adesso non so quando, perché mio nonno mi dovrebbe dare una mano a trasferirmi, a mettere a posto una nuova casa, che è un appartamento che ci abitavo io da piccolo, però poi ce ne siamo andati e così via. Fatto sta che per registrare, per stare in santa pace, ho deciso di andarci ad abitare. Praticamente sarei da solo, figa, bomber, ci sta, non devo comunque, cioè sarò da solo principalmente, potrò fare quel che mi pare, registrare quanto mi pare e sarò per i cazzi miei, così, no, detta come va detta. E non vedo l'ora sinceramente, però devo aspettare mio nonno, che lui fa i filmati di matrimoni che durano 3 ore, li deve far diventare un'ora. Guardate, l'altra sera io sono andato a letto alle 3 di notte per portarvi la Solar Survivor, perché ve la dovevo editare, perché io sapete che voglio portarvi un video al giorno, mi sto impegnando, poi io so che potrei tranquillamente non farlo, ma lo faccio perché mi va, diciamo, di caratterizzare il mio canale non solo per una cosa ma anche per delle altre. Quindi ho detto lo devo fare. Alle 3 di notte avevo finito di renderizzare. Il giorno dopo eravamo d'accordo comunque per di vederci, perché così io lo sto convincendo che pian piano magari dopo mi dà una mano, se finisce prima i suoi lavori, ad aiutarmi. E io ho detto no, dai, domani alle 8 ci svegliamo, sabato andiamo a lavorare nel tuo studio, che tiriamo su sti cazzo di matrimoni, così dopo mi dai una mano a me. E fa, va bene, vediamo. Alle 7, raga, alle 7 sono andato a letto alle 3. 4 ore dopo mi sveglia e va, andiamo allora. Cioè, sono andato a lavorare alle 7 di 3 di video. Io stavo morendo, infatti guardate qua che occhiaie fanno paura. Vabbè, dark chiaramente, sinonimo di dark, come emo. No, vabbè, sto scherzando. E nulla. Ho anche in mente, diciamo, di fare una cosa, di farmi prestare un telefono abbastanza figo da un mio amico che possiede Periscope. Entro lì e poi faccio un vlog in aereo solo per voi. Spero non l'abbia mai fatto nessuno, però in aereo nel senso proprio aereo due posti, non quelli i super jet. So che magari ci vorrà un po', però portarvi un vlog su Periscope in aereo sarebbe davvero una figata e lo farò. Comunque raga, parlando di altro, quindi della nuova casa, che quando la cambierò si stabilizzeranno ancora di più le cose, spero, perché adesso la mattina lavoro, quando vado a casa io diciamo che per registrare sono uno abbastanza timido che ha bisogno della sua tranquillità, e in più spaccano sempre il cazzo, no, le persone quando uno prova a registrare. Quindi diciamo che quando sarò per i cazzi miei avrò la tranquillità più totale per registrare, perché diciamo che dove abito io c'è la mania, non so per quale motivo, di urlare per qualsiasi cosa. Il cane va fuori, urliamo, si urla per tutto. Allora, cioè io anch'io urlo, però quando si registra diciamo che se si sentono delle urla da fuori, uno che sbatte le porte, non è bello. Quindi preferisco restare per i cavoli miei, registrare per i cavoli miei e stare bene. E comunque restare nella tranquillità, ve l'ho già detto 3000 volte, ma lasciamo stare. Domani ci sarà anche il ritorno del Minecraft Ita e quindi sono davvero contento anche di questo. Fra un po' ci sarà un raduno, cioè ho mille cose da dire, fra un po' ci sarà un raduno, quindi restate sintonizzati che vi darò altre informazioni. Comunque raga, io direi di terminare qui, ci sono mille cose da dirvi questa settimana e mille cose vi dirò. Mi raccomando, spolliciate questo video. A breve arriverà la serie delle... Poi, infine, che non mi voglio dilungare troppo, io come ben saprete ho una 7 mega in casa, e c'è dove abito io, perché da come potete notare all'esterno c'è la natura, e dove c'è la natura non arriva molta tecnologia per ora. Ho la 7 mega, la 20 non c'è ancora. Il tipo mi ha detto che più richieste ricevono prima ce la montano, anche se dubito arriverà mai da me. Quindi per ora dovete portare pazienza, raga, se faccio fatica magari non riesco a pubblicarvi due video al giorno. So che pubblicando già solo un video al giorno si abbassano molto le feed, gli iscritti non lo so, con la connessione che mi ritrovo posso fare davvero poco. Comunque raga, parlando ai 10.000 all'ora, sono riuscito a dirvi un quarto forse di tutto quello che, delle cose che forse dovrei dirvi. Quindi nulla raga, voi spolliciate questo video qui, supportatemi raga, fra un po' arriveranno davvero nuovissime cose sul canale, ve lo prometto. Spero comunque che questo video qui vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace per supportarmi, un commento che tanto, state tranquilli, li leggo tutti. E nulla, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per altri video del genere.
E nulla, raga, come vi ho detto, noi come sempre ci becchiamo alla prossima. E nulla, da Dragacci è tutto, bella!